sei stato praticamente un video, è chiaro, dove fai vedere. Ci abbiamo raccontato chiaramente dove produciamo, come produciamo, e ho fatto un po' di pubblicità chiaramente, per il motivo per quale esattamente non guasta. E ultimamente proprio 10 giorni fa siamo stati a Roma premiati appunto come Oscar Green 2017 nella categoria Campagna Amica. E questo lavoro che tu stai facendo, qual è la soddisfazione più grande di questo lavoro? La soddisfazione più grande è appunto mangiare cibo col sapore del cibo vero. Cioè io mangiare cibo col sapore del cibo vero. Certo, ora chiaramente ho sbagliato magari parole, ma ritrovare i veri sapori, i sapori con cui praticamente sono cresciuto. Perché ricordo i sapori di quando ero bambino, ora se noi compriamo una verdura al supermercato notiamo che hanno quasi tutte lo stesso gusto, lo stesso sapore, perché comunque c'è una coltivazione industriale, forzano le piante, poi noi siamo abituati purtroppo a mangiare sempre le stesse cose, comprare pomodori a febbraio. Signori, io sono contrario, perché il pomodoro a febbraio, oltre che viene da terra, ma quello non è un problema, il discorso che uno consumi prodotti che vengono da serra, ma la natura, se fa crescere il prodotto, mi corregga, in determinati periodi dell'anno, vuol dire che quel prodotto ha bisogno di quelle temperature, di quel sole, per essere salubre, appunto. Noi promuoviamo le culture di stagione. Le culture di stagione, e per esempio la stagione che stiamo vivendo, nella cultura di stagione. Nella stagione che stiamo attraversando, qui l'inverno, appunto, la natura ci offre le verdure a foglie, tutta la categoria dei cavoli, la categoria dei broccoli e i cavolfiori, e principe dell'inverno sono chiaramente gli agrumi. Noi viviamo in una terra che non riesce a valorizzare tanto gli agrumi. Però se gli agrumi, siamo obbligati, professor Orilla, a comprare gli agrumi che arrivano dalla Tunisia, dalla Turchia, non da quelle da Sudafrica, quelle per abbassare i prezzi, purtroppo lui può fare tutto chilometro zero che vuole, però insomma è sempre una mosca bianca in mezzo a tante nere. C'è scritto, però è sempre messo in maniera piccola. È sempre, praticamente vengono pure, cioè, magari mischiate, basta, comunque noi dobbiamo essere brevi a riconoscerlo, non comprare l'arancio che è lucido. L'arancio che è lucido subisce un trattamento chimico per la stragrande maggioranza. Io l'altro giorno su Facebook ho visto una produzione di melanzane dove venivano staccate e spruzzavano un lucido come quello che si mette sulle foglie dei fiori quando andiamo dal fiore. Ho visto una cosa terribile. Serve a renderlo, mi corregga sempre, serve a renderlo più appetibile per il consumatore, ma ad aumentare la vita appunto di quell'ortaggio. Certo. Quindi sarebbe aumentare la vita su quello. Tu una cosa che vorresti chiedere al professore Paolillo quale sarebbe? Avendo visto, sentito quello che ha detto, ho una critica che gli vuoi fare? Benvengono i controlli, benvengono le sanzioni a chi appunto non sta sotto le regole, perché il mercato, soprattutto quello agroalimentare, tutto quello ortofrutticolo, la possibilità di manomettere i prodotti è altissima e facilissima. L'etica appunto da chi produce è fondamentale. Io racconto un aneddoto che ci capitò due anni fa, piena campagna di pomodori, noi appunto siamo una coltivazione biologica, arriva il verme del pomodoro. Ora il termine tecnico questo non lo ricordo, però lì siamo stati davanti a un bivio. L'agricoltore, con la morale giusta, che cosa fa? Lì c'erano due strade da prendere: o si trattava con un fitofarmaco chimico, oppure si tagliavano i pomodori. Noi, nonostante i problemi economici che questo comporta, noi abbiamo scelto di tagliare i pomodori. Perché? Perché appunto noi pensiamo che i nostri consumatori debbano mangiare il cibo sano, e la moralità è alla base di questo. E noi siamo per il cibo sano, viva la cultura a chilometro zero. Allora, dagli appetiti, ecco, per concludere questo primo momento, poi ci faremo le domande, eccetera, e esistono varie tipologie di appetiti. Meno male, mi sono dimenticato pure nel programma che avremmo potuto aggiungere pure qualche altro appetito, però ci fermiamo all'appetito giornalistico e anche poi vedremo successivamente. Un giornalista d'eccellenza come Eugenio Marino, intanto
si sarà fatto una cattiva idea di quello che mangiamo, ma tanto lo sapeva bene. I vari appetiti della notizia, come si coniuga, ecco, questo? Dobbiamo stare attenti a tutto oggi, certo. Dall'alimentazione a quello che magari è il lavoro anche di un giornalista, o no? Sicuramente. Intanto prima di ringraziare il presidente Rivoli, desidero esprimere la mia totale solidarietà alla moglie di Antonio, perché vivrà momenti di tragedia quando verrà in cucina. È davvero sincera, comunque è preferibile averla accanto. E poi ringraziare Giuseppe Rivoli, perché oltre ad essere sempre estremamente dinamico, anche eclettico, perché riesce a mettere insieme tanti titoli o tanti temi da coinvolgerci comunque tutti quanti, ma in maniera intensa e appassionata. Dicevo prima nell'intervista, parlavo dall'appetito alla fame, dal buon appetito che ci diciamo tra noi commensali, che adesso vorrebbe pure togliere, dice non bisogna più dire buon appetito, non c'è fame, uno magari diventa grata. Io credo che qualche volta nelle notizie scrivendo l'avrà detto, con questa notizia, per me è un buon appetito, nel senso che viene sicuramente guardando i prodotti. Dicevo, ho fatto una piccola trasposizione per parlare della fame che c'è dentro l'appetito. La fame credo sia una delle motivazioni che debba accompagnare quotidianamente, costantemente, tutti quanti noi nello svolgere qualsiasi attività, soprattutto i giovani, in modo particolare loro, perché senza fame è difficile che si riesca a raggiungere certi traguardi, a raggiungere certi obiettivi. Dicevo proprio poc'anzi, cioè, venivo dallo stadio dove c'è stata la partita della Regina, con i fondi, con un risultato di 0-0 a chi interessa il calcio, il risultato è una pessima prova. L'allenatore, parlando della sua squadra, del rendimento, della prova e dei suoi giocatori, ha detto: i miei ragazzi oggi non hanno avuto fame per ottenere la vittoria, per raggiungere la vittoria. È sicuramente una divagazione sul tema, ma alla fine dentro ci sta pure questo qua, per spiegare che le motivazioni debbono essere forti, la fame deve essere forte, la fame del giornalista alla ricerca della notizia, e deve essere altrettanto forte. Per quanto ci riguarda, continuiamo ad avere fame di notizie, nella certezza comunque di rispondere alla necessità di avere la certezza e la veridicità della notizia, della fonte di informazione e quindi della notizia, e di fare un ottimo servizio, di dare la notizia a chi ci ascolta. Non sempre riusciamo. Ma da giornalista, sentendo tutte quelle verità che vengono dette, no? A volte ci sono le fake news e poi ci sono le notizie. Bene, quello che è stato detto prima, certo, questi giri... ma diventa ancora più complicato il nostro lavoro. Dovremmo davvero spogliarci un attimino da questa esigenza, da questa necessità di essere o i primi della classe o essere i primi rispetto agli altri, no? Agli altri organi di informazione. Avere accanto questa sera, perché l'argomento è questo, avere accanto Antonio Paolino per dire: Antonio, ma se consumiamo il pollo surgelato o il pesce surgelato invece di quello fresco, che cosa succede? Quale attenzione devo prestare? Quali precauzioni? Ma quale sarà il risultato? E poi soprattutto, sotto l'aspetto nutrizionale, oltre che verificare se mi fa bene o male, oppure se sicuramente non mi farà male, ma dico sotto l'aspetto nutrizionale, qual è il risultato? Allora avrò fatto un ottimo servizio, avrò soddisfatto la mia necessità di fame giornalistica alla ricerca della notizia, ma della notizia vera. E quando ha soddisfatto la sua fame giornalistica e poi è stato richiamato, ha detto: ho sbagliato, perché dicendo la verità pago come... Non voglio dire come uomo, cioè pago dal punto di vista, capita o no? Sì, può capitare, perché poi alla fine c'è adesso un rapporto con l'editore e non soltanto con il lettore o con l'ascoltatore. È facile
vestirsi quasi nei panni dell'imbonitore, no? Per raccontare notizie e raccontarle, edulcorarle, farle sembrare vere, magari uno in televisione uno si avvicina alla telecamera, questo approccio alla telecamera per avvicinarsi all'ascoltatore. Poi, con i televisori giganteschi che abbiamo, no? Uno si avvicina per dare più forza alla notizia, per dare più convincimento a chi ascolta, però poi alla fine facciamo un pessimo servizio. Però alla fine devi avere anche lo scontro, puoi avere lo scontro con l'editore, il quale è dentro la notizia, intorno alla notizia, ma lo fa con un altro approccio rispetto al giornalista. Noi lo facciamo per mestiere, per vocazione, per amore, dico, per, almeno per quanto mi riguarda, e credo anche a molti, moltissimi colleghi, a tutti i colleghi. Però c'è chi lo fa soltanto come mestiere, da mestierante, perché deve soddisfare le necessità che vengono dall'editore, il quale, se è dentro la notizia, riceve un tono alla notizia soltanto per una necessità che è di guadagno oppure di raggiungimento obiettivo, che può essere uno politico o di altro. La situazione della città di Reggio Calabria attualmente, come dal punto di vista dell'informazione? Siamo alla Bazzano. Questa è l'opposizione, quindi se magari lei dice una cosa, in Bazzano sarà l'opposizione, a meno che non concordiate sull'intervento. Com'è la situazione? Poi, purtroppo non è bella, non è buona, non è edificante, non è gratificante, non ti consente di guardare al prossimo immediato futuro con la serenità che dovremmo avere. Una città splendida come la nostra, e ce ne possiamo accorgere quando usciamo un attimino fuori, non vediamo l'ora di ritornare, e chi non ha paura dell'aereo, invece con l'aereo, appena vede Reggio Calabria sotto, che l'aereo ha l'approccio con la pista, sembra di aver conquistato chissà quale grande risultato. Purtroppo una gran bella città come la nostra meriterebbe altri amministratori, ma non faccio, dico tutto, a tutto l'arco costituzionale, per evitare che, anche perché siamo quasi, siamo in campagna elettorale, non vorrei peccare. Anzi, a tale proposito ho detto una cosa, allora, io in questi giorni ve lo dico in modo che siamo chiari, mi hanno circondato tutti, telefonate sotto casa, mi fermano di qua, di là, perché naturalmente è chiaro che un'associazione culturale diventa bacino di voti, bacino di utenza, eccetera eccetera. Vabbè, siccome io li voti alti e li voti bassi, mi ha dato un ottimo assist. Allora io ho pensato questo, di riservarmi, credo un sabato, se non questo l'altro ve lo dirò, di dare 5 minuti, 10 minuti a testa, con tanto di timer qui, di fare un incontro pubblico, chi vorrà verrà, perché io non sono dalla parte di nessuno, l'associazione, ve lo ripeto, è apolitica e apartitica, non è espressione della politica, non lo è mai stato, perché non sono mai stato espressione di nessun, o le mie idee, di nessun politico, e comunque quello che abbiamo, dove siamo arrivati da soli, non siamo servi di nessuno, e continueremo a non essere servi, nel senso di sudditanza, possiamo avere le nostre idee, ognuno di voi ha le sue idee e vanno rispettate. In virtù di questo, io non ho problemi a mettere qui delle poltrone, e mi hanno già contattato 3 persone, tutti mega convincenti, anzi ieri ho visto una persona alla quale mi diceva devo venire qua là, dico e che ti sei ricordato ora? Per anni non mi calcolavi e ti sei ricordato ora. Ora sono diventato di voti, prima ero zimuntu, ora insomma scusate la terminologia. Quindi io farò un incontro pubblico, sarà di sabato, perché la domenica si accostano parecchie cose e non sarebbe giusto. Chi vorrà si presenterà, avrà 10 minuti, un quarto d'ora, se ne vengono 4 avranno un quarto d'ora, se ne vengono 10 avranno 5 minuti, è chiaro, ognuno esporrà le sue idee e così siamo tranquilli. Le chiedo scusa, però era giusto, perché anche ieri telefonate in ogni dove, Facebook non lo posso aprire che c'è, mi contattano tutti, quindi non so come fare, quindi è giusto. Vabbè, è normale. Però noi abbiamo messo il titolo al centro, quindi siamo tutti a posto, quindi sì,
concludo questo concetto, era bisognerebbe avere amministratori capaci, ma soprattutto sostenuti anche dal governo centrale, che siamo quasi abbandonati su tutti gli aspetti, però insieme agli amministratori capaci di operare, capaci di progettare il futuro di questa città, perché adesso l'abbiamo davvero perduto il futuro, adesso non sappiamo dove guardare, come guardare e a chi guardare, in quale direzione guardare. E poi invece il rammarico più grosso, una delusione, però anche un dolore, una sofferenza, è che purtroppo noi siamo peggiori spesso dei peggiori amministratori di questa città. Che bello, cittadini. Lo dico con grande amore. Grazie dottore Marino e benvenuto. Te ora, intanto sei benvenuto, con nome di fatto. Di nome sicuramente. Anche tu, allora tu insomma sei voce radiofonica, sì. È chiaro che la radiofonia, chiamiamo così, ha dei limiti, dei pregi, dei difetti, ma al tempo stesso bisogna cogliere quella che è insomma l'appetito del pubblico, dell'uditore, di chi sente, ma tu hai tanti appetiti, tra l'altro. Sì, tu parli della mia trasmissione, sì, tantissimi, sì. Appetiti. Infatti, per esempio, da una costa della mia trasmissione è nata quella della trasmissione di Simona Angusso, che si occupa specificatamente anche, tra gli altri, di questo tema in maniera molto dettagliata. Infatti io Antonio l'ho conosciuto proprio perché invitato da Simona ai microfoni direttamente, e per la prima volta io ho sentito il tecnologo alimentare. Cioè io quando mi ha detto così ho pensato che questo è un altro che viene qua e dimmi non posso mangiarmi una parmigiana perché fa male, le mezzane fritte non vanno bene, meglio in vapore. Invece mi ha detto no, guarda, io parlo di tutt'altra cosa. E in effetti sono stato qui ad ascoltare e onestamente non è la prima volta che lo incrocio su un palco, su un incontro. Il problema qual è? Che io ho sento solo lui, cioè non è un problema perché lui espone molto bene, non è mai noioso ed è estremamente preparato. Però non siete in tanti tecnologi alimentari che fanno comunicazione, perché poi in effetti, come è capitato a me, è facile dire questo è un nutrizionista. No, non è un nutrizionista, è tutta un'altra cosa. Probabilmente, come già è stata fatta una grande campagna di informazione, un po' non soltanto ovviamente a Turi, che dico un po' a tutte le emittenti, giornali, carta stampata, online e quant'altro, quindi oggi si sa che ci sono le intolleranze, si sa che ci sono dei principi nutritivi, si sa che il prodotto bio è un prodotto altamente qualitativo e quant'altro. Non si sanno tutte le cose che ci ha detto lui oggi, cioè c'è l'informazione in questo senso un po' deficita, forse si dovrebbe implementare un po' perché tante cose non le sappiamo. Detto anche questo, tu diresti la verità nuda e cruda radiofonicamente parlando? Assolutamente sì, assolutamente. E sì. C'è paura a dire le cose anche nell'informazione o no? Io posso parlare per quel che riguarda diciamo l'emittente mia, quindi radio, sì. E videotuning, no. Il mio editore non mi ha mai messo il bavaglio in nulla, anche cose che magari andavano in qualche caso contro per virgolette di lui, però lui non mi ha mai detto tipo questa cosa non la dico, oppure addolcisce cose. Assolutamente siamo assolutamente liberi di dire più o meno, purché sia un'informazione attendibile, nel senso che quando noi diciamo qualcosa al microfono deve essere verificata, certificata e certa, nel senso che non possiamo permetterci assolutamente il lusso di fare delle fake news. Il maestro sarà d'accordo con me, cioè una cosa è se sei un siderello così di amici che si sono messi insieme, un'altra se ti cambi radio tuning, no? Questo è chiaro. Per cui tentiamo sempre, infatti Simona invita sempre esponenti di spicco, no? Delle varie discipline che va a trattare, non soltanto l'alimentazione, anche benessere, salute, sport e quant'altro, e quindi sono sempre persone qualificate quelle di. C'è una disaffezione a diciamo a guardare la televisione, a sentire la radio o no? O no, c'è un ritorno? No, assolutamente no. Per quel che riguarda la radio, secondo me non morirà mai, perché comunque la televisione in auto non ci sarà mai, perché ci si distraerà la guida, quindi la radio in macchina ci sarà sempre. Non c'è più la radio in casa. Però come avete vissuto? Era anche una domanda. Allora, io ricordo questo, un paio di anni fa, quando si facevano le manifestazioni, erano ogni domenica, ogni giorno, venivano tre corrispondenti, ogni giornale aveva il suo fotografo, venivano i fotografi per ogni giornale, facevano lo scatto, voi ve ne accorgevate, entravano, fotografavano e se ne andavano perché avevano l'incarico di servizio, le telecamere, avevamo allora una
avevamo più telecamere perché c'era un'informazione che sì. era poliedrica, mentre ora la città, l'altra volta parlava anche Michele Inzerra, no? del giornalismo, insomma due sono le voci, la carta stampata è in grande crisi, sì. È possibile insomma che non c'è una cosa che funziona come dovrebbe? Il problema è il business che gira attorno all'editoria, che non c'è più come prima rispetto a qualche tempo fa. E anche in parte, e anche qui chiedo diciamo conferma a Eugenio Marino, la qualità del giornalismo che è completamente diversa rispetto a qualche anno fa, anche un decennio fa, non è che stiamo parlando dei tempi delle guerre pubbliche. Cioè una volta il fare il giornalista non era assolutamente facile, dovevi rispondere a determinati crismi, cose. Oggi vediamo giornalisti che scrivono iscritti all'ordine e che scrivono orrori grammaticali. Ma scrivono tutti, cioè, questo è anche il problema. Questo è il problema, questo è il grande problema, è che scrivono tutti. La facilità del blog, no? Perché aprire un blog adesso costa appena 50 euro, no? Sì. Quindi ognuno diventa portatore delle sue necessità, delle sue esigenze, ma anche messaggero di notizie, di comunicazione, ma non è così, purtroppo sfugge quello del blog, di collegamenti di internet, ma sfugge a qualsiasi controllo, ancora la televisione, ancora la radio, il giornale ancora più di tutti, è sotto un controllo, c'è il direttore responsabile che sa di essere perseguibile penalmente, per cui sta attento e raccomanda ai collaboratori la massima attenzione e quindi il controllo della notizia prima di passare di qua, perché ci sono delle situazioni strane ma anche molto molto pesanti. Su questi blog invece ognuno è editore, proprietario, direttore, vice direttore, collaboratore, redattore, giornalista, speaker, fa tutto soltanto e dice quello che vuole, con una esigenza, una, due forse, ma una sicuramente, che è quella di dover dire e di dover dare una notizia che sia fondata o no, ma una notizia che sta circolando così nel vociare della gente, così, di darla esattamente prima di che la dia rivoti sul suo blog, perché questo probabilmente porterà un collegamento e forse alla fine dell'anno porterà 50 euro. E l'ordine dei giornalisti che fa, se non mi sbaglio, il dottor Marino è sì, componente, parte a un incarico, ora non lo ricordo esattamente, ma un ordine di carico buono a livello regionale. Allora, l'ordine carico che non ho sentito è del consiglio regionale della Calabria. Ecco, quindi insomma è una voce autorevole. C'è uno stato di confusione o di difficoltà. Purtroppo non arrivano all'ordine dei giornalisti della Calabria, ma in tutte le regioni è così, e poi nazionale anche, se non pochissime, non arrivano segnalazioni o denunce di situazioni. Allora, se io ascolto qualcosa posso anche portarlo all'attenzione del Consiglio, no? Se il Presidente ascolta, però non si può intervenire perché bisogna che ci sia una denuncia precisa sul contenuto della notizia, sulla parte offesa, chi l'ha detta e tutti i controlli. Quindi occorre attivare il meccanismo. Adesso probabilmente nelle prossime settimane mi dovrò interessare di questo aspetto, andando a presiedere la commissione specifica per il controllo, e vedremo di... Non abbiamo un atto per cui dovremo raccogliere. Anche perché il criterio, dottore, è quello che facciamo noi, lo stabilisco anche io a volte, è questo. Quando vedo su determinata stampa o televisione, eccetera, sempre determinate cose, con sempre determinate persone, io dico nella mia testa cosa c'è sotto. Perché a volte il sovrapporre determinate persone che riguardano i vari campi, a volte può nascondere, ecco, un appoggio per determinati fini. Vabbè, ma quello c'è sempre stato, eh? Ci sono stati periodi in cui in effetti l'informazione era poliedrica, tutti avevano lo stesso spazio, anche perché si andava a verificare. Io ricordo, e l'ho detto un tempo fa, quando aprì il quotidiano, dico il quotidiano per dire un giornale,
mi chiamò il redattore che era venuto, il caporedattore che venne da fuori, dice chiamatemi questo Ligoti, che e io ero ragazzino, sono andato là, mi sono seduto con il Debian nelle buste, ho dato questo Debian eccetera, mi ha detto voi che cosa fate eccetera eccetera. Quando il Calabria Ora, dico per dire un altro giorno, mi ricordo c'era il capo servizio, dice ma chi è sto presidente delle buste? E sono andato io, cioè l'ho fatto anch'io questa cosa. Tutti ci chiamavano per capire chi eravamo, che cosa facevamo e ci davano, dicevano andate voi il comunicato, ma anche quando c'era il giornale di Calabria, sto dicendo insomma, sto tornando indietro nella preistoria. Tu stai parlando dell'editoria della carta stampata, che ancora oggi è molto rigida nei controlli. Quindi è l'unica branchia della comunicazione oggi, quindi la Gazzetta del Sud per intenderci, il quotidiano, cioè sono gli unici che ancora oggi hanno un grandissimo controllo, prima di pubblicare verificano, molto difficile che pubblichino in buffer. Sì. Il discorso diverso è quello che diceva Eugenio Marino, vale a dire, i blog sono pericolosissimi, le web radio che non hanno neanche i controlli. Spieghiamo che cosa sono le web radio. Le web radio sono semplicemente delle radio che trasmettono via internet e basta, non hanno una frequenza FM e si aprono con non con 50 euro ma con 25 euro, quindi uno entra su internet, si mette lì a parlare come se fosse una chat normalissima, chiunque che si collega la può ascoltare, web radio. Sì, esattamente, e quindi sono incontrollabili, è come dire quando io faccio una diretta a Facebook per intenderci dalla mia pagina personale, no? Io dal mio profilo e i garanti non possono fare niente Beh, possono qualora, come dice giustamente il maestro, che se fa qualcuno una segnalazione, io sento che dicono che Beppe Ligoti è biondo e con gli occhi azzurri, io segnalo all'ordine, anche se non sono iscritti all'ordine, l'ordine può intervenire. Nel senso che l'ordine dice lui sta facendo informazione, automaticamente deve rispondermi anche se non è iscritto. Sì. Ah, però bisogna che qualcuno lo segnali. La segnalazione, la denuncia. Se io gli mando una mail, una vecchia, una denuncia, quello che all'ordine del giornalista, lo dico, vedi che stanno dando una cattiva informazione. Per più volte lo conosco io, non è biondo e non ha gli occhi azzurri, gli mando una foto. Okay. E allora loro possono intervenire. Il fatto è che è giusto, come dice lui, purtroppo ai noi non succede. Ma non succede anche su testate certificate, che magari sono anche autorizzate a pubblicare, cose noi vediamo che spesso e volentieri, voglio citare il nome della testata, però io ho visto segnalazioni fantastiche, tipo le pantere ortive, ritenderci lupi sulla statale 18 che sono scesi giù perché c'era il maltempo, sì. Quindi cioè, non penso di tutto di più. Però se nessuno segnala, non succede assolutamente nulla, loro hanno le mani legate, purtroppo. Sì, a proposito di ordini professionali, diceva prima Benvenuto Marra che siamo pochi come tecnologie alimentari, effettivamente su Reggio Calabria sì, non siamo tantissimi, però per diventare tecnologo alimentare bisogna fare degli esami di Stato, superare gli esami di Stato e avere un'iscrizione all'ordine professionale. Anzi, a tal merito io colgo l'occasione per salutare Brunella Pendino, che è una collega tecnologa alimentare che viene dall'Argentina. Ah, addirittura! Buonasera, benvenuta, poi ora sentiamo i sistemi di qualità. Venga qui, professoressa. Venga. Simona, prendi il numero di telefono e metti in vista. Come? Allora. Allora, la sua. Va bene, ma noi siamo. Anche noi parliamo l'argentino, quindi venga qui così. O forse ci vestiamo d'argentino a carnevale, non si sa ancora. Allora, la sua esperienza qui. No, io sono arrivata da un paio di mesi e mi sono contattata con Antonio Paolino perché voleva essere ben vicina alla mia professione. Quindi. Il tuo lavoro in Argentina qual è esattamente? Io ho lavorato in diverse aziende. Prima ho lavorato in un'azienda di tappi di sughero. Dopo ho lavorato in una azienda internazionale di carne e all'ultimo ho lavorato in un studio che fa consulenza per aziende alimentari. Quindi consulenza per aziende alimentari. La diversità tra l'Argentina e qui a Reggio qual è? In Calabria, in Italia? Sono diversi alimenti. Là si mangia troppo la carne. La carne argentina. E si mangia meno la pasta. E qui invece che stai mangiando di più? Pizza. Ma sì, è diverso. E quindi sei venuta qui per fare che cosa esattamente? Per... No, adesso sono in vacanza perché il mio fidanzato lavora qua.
Ma... Ah, ecco, quindi esperienza, diciamo, congiunta, sì, insomma, in questo. Se, volendo dare al pubblico delle indicazioni per scegliere dei cibi sani. Per me mangiare frutta, non so come si dice. Sì, frutta, sì. Un po' di tutto, carne. La carne argentina che caratteristica ha? È un po' più tenera. Più tenera? Sì, sì, sì. Diciamo morbida. E come sì, viene cucinata per essere proprio lasciare inalterate le sue proprietà organolettiche, le sue caratteristiche? Non si deve cucinare troppo, ma non al sangue, noi non la mangiamo al sangue, ma punto mezzo, punto, quindi lasciarla media, diciamo, sì, com'è media. Un saluto in argentino al pubblico delle Muse, come saluteresti in argentino il pubblico? Sentiamo la tua lingua. Ciao a todos. Bravo. Benissimo, grazie. Benvenuto, specifico, Radio Sanetti è un programma a se stesso, non è più dentro Oasis, l'abbiamo promossa perché l'ha dichiarato sul campo, lo dico, si può non preoccupare, in onda il venerdì alle 20:30 alle 21 in radio e anche in TV su 655 dice quando ce la giustano perché è rotto in questo momento. Bene. No, aspetta, volevo dire una cosa, no? Quando ti hai chiesto, che non ricordo se l'hai chiesto tu o qualcun altro che cosa preferisce mangiare la collega sua, per un attimo ho pensato di essere giusto e adesso diretta. Se andavano le frittole, sì, è importante che questa va bene. No, poi c'erano anche delle altre cose che durante l'intervento di Antonio erano vere, ma perché stai con il mio primo distorcico? No, è perché devo dare indicazioni. Devo stare per forza qui. Non è che fai uno schiaffo. Perché parlavi di frittole e di carne. Tra poco ti faccio sentire una cosa. Di carne? No, rapidissimo, ha detto lui, raccontava di avere qualche ospite, l'ho invitato a cena, l'ho ospitato anche a cena, una volta. Cioè adesso gli deve fare l'interrogazione. Meno carne si mangia e più salute si ha. E beh, che c'entra con la cena, signora? No. Parlo della carne. Forza, vai. Allora, un attimo, signore Mina Verducci, sentite che cosa si è ricordata. A carne do maiale, ubriacata. Siamo ancora da stagione invernale. Io ho freddo, tante cose antiche mi faccio ricordare. Quando intorno o braciere o carbone ardenti passavano i serati invernali o amici e parenti. Circa 50 anni fa, o mio paese nativo, è morto a San Giovanni, dopo la festività di Natale c'era, se così si può chiamare, un rito da macellazione di maiali. I capofamiglia cominciavano a parlare. Quant'è il macellamus di maiali? Chista era dicetura a stabilire un giorno, perché sarebbe a fare vari preparativi, attrezzi che erano indispensabili, putetti, maniglia, cibo, agandara. Scusate. Agandara sul proprio posto sistemata. Si alzava, scusate un momento che ho perso il segno, chiedo scusa. Dunque, ripartite da qua. I capofamiglia incominciavano a parlare. Quando esse macelle di maiali, chista era dicetura a stabilire un giorno per chi saiva in affari preparativi, attrezzi che erano indispensabili, cutenti, maiglia, cippo, una caldara per bollire l'acqua e tanti altri attrezzi che padre da mattina a sera o presto si alzava e a caldara sul proprio posto sistemava. E con l'acqua il fuoco domava e infine a capogliva cominciava. A sto punto un maiale che da simba si tirava fuori
e pa macellazione era l'ora. Dopo macellato, da marida veniva sistemato e col recipiente, con l'acqua bollente, veniva bagnato. Quando il pilo rimuttava, chi cutega si raschiava, fino a che tutto si pelava. Finuto suo intervento, si proseguiva o svisceramento. E dopo pulito e lavato, mio padre diceva, portate cane rando in salatera, mi preparo la carne putegano, e cominciava a tagliare pezzette di carne. Di grasso, magro, costicelli, di tutto e di più, fino a chi inchiva in salatera. Poi chiamava mia mamma dicendo, coca, a carne tagliata, cucina una bella tiranata. Mia mamma pigliava carne, la lavava, l'asciugava, la sistemava, tenurando il tegano di coccio e la mettiva a cuocere nella stufa a legna e con una grande cucchiaia di legno la mescolava per almeno 2 ore. Quando la carne cominciava a essere dorata, si scolava il grasso che si era sciolto e si sfumava, cuotto un vino rosso, che in noi non mancava. Si mettiva sale, si assaggiava, quando il vino si era asciugato, la carne imbriacata era pronta. Si portava a tavola, si serviva con contorno d'insalata verde, pane di rano fatti a casa, ottimo vino rosso e augurando buon appetito si incominciava a mangiare con tanta allegria di tutti i commensali. Bambina si è ricordata delle tradizioni che facevamo quando succedeva il maiale. Noi ogni anno questo maiale mio papà lo macellava e insieme amici, perché non si poteva fare da solo, no? Amici e parenti si facevano queste macellazioni con questo rito della carne che si cucinava. Sicuramente in un ambiente asettico controllato. Sicuramente, e sono cresciuti bene, sono cresciuti. Allora, scusate che... Si doveva portare il formone al veterinario per fare... Sì, signora, però se fate ancora queste cose, vi rimane la telefonatina. E ospite, allora, ora cercheremo di fare pure le domande. Allora, le opere che voi vedete, i nostri artisti, la prima opera, Santina Vilardi, naturalmente ha riprodotto sulla superficie d'immagine questa tovaglia, come voi potete notare, dove ci sono emblemi della calabresità, emblemi dell'italianità e naturalmente diciamo dal tappo dello scuvante alla plastica, che poi ha cambiato anche quelle che sono le abitudini degli italiani. Andiamo avanti, e poi Rossella Marra ha stilizzato nella ceramica questi giochi di incastro di frutta con queste volumetrie che si incastrano l'una con l'altra. Andiamo avanti con le immagini, purtroppo questo schermo ha questa alternanza. Andiamo avanti. Angelo Meduri, Il senso della vanitas, la natura morta, una iperrealista fotografia che porta quindi alla rielaborazione dei frutti stagionali. Andiamo avanti. Francesco Logoteta, il minimalismo e il design che viene scomposto con una specie insomma di elementi alimentari provocatoriamente inseriti. Vi devo dire che oggi aveva portato la carne, io gliel'ho cacciata perché dico, se mettiamo pure la carne sui piatti fino a stasera è l'opera che voi vedete lì, e quindi il minimalismo del design che insomma si coniuga al prodotto della nostra terra. Andiamo avanti, e poi Nunzia Gimondo, ancora un elemento, un emblema mediterraneo, questo grande pesce che diventa paesaggio in visione dello stretto all'interno della figura marina, come voi vedete si perde con l'effetto quasi della fata morgana dentro questo elemento. Andiamo avanti, e ancora nelle immagini Antonella Laganà, lavora i tessuti, come la lana può alludere al senso dello spaghetto e come il piatto è uno specchio perché rispetta quella che è, e questa è anche questa simbologia che è riuscita Antonella ad inserire, questo piatto specchio dove in effetti si può ritrovare quello che di sano e giusto noi mangiamo. Andiamo avanti. Questa è ancora una foto che noi siamo ciò che mangiamo, giustamente. E poi Mimma Gorgone,
questo gioco di frutta naturalmente creato con le crede e quest'idea di questo piatto quasi aperto, no? Che si cerca, prima si sviluppa e poi si sviluppa e sembra quasi una grande, un piatto vetrato in cui si possono intravedere questi grandi colori circoscritti da queste campiture gessate. Andiamo avanti, dopo Mimma Gorgone è rimasta ancora Angelo Meduri, un'altra, queste pere che vengono ingigantite dall'occhio del fotografo, Grazia Papalia, un'altra composizione di questo piatto dove si allude ancora una volta allo spaghetto che è il prodotto italiano per eccellenza. E dobbiamo dire che stasera gli artisti hanno inserito ancora una volta il peperoncino, certo, ma così come gli elementi hanno utilizzato la corda, la lana, le diverse tecniche, che hanno ritrovato nell'idea del buon appetito come si può creare e fare delle opere significative con significati e significanti, per cui anche la nostra buona cugina è ricca di simboli. Quindi un applauso a Santina Milardi, Lucia Gimondo, Francesco Lopoteca, grazie alla Maria, Angelo Meduri, Marcella Marra, Antonella Ravenna e Mimma Gorgone. Ora io ti inviterei, no, faccio un momento off topic, come dicono. Sì, che vuoi fare? No, vorrei che tu reperissi il certificato di provenienza del computer, perché così. No, allora il computer devono scaricare un programma e non sono riuscito. Ah, quindi non è colpa. Quindi non è colpa. E non ce la possiamo prendere. Allora, un paio di domande di qua, un paio di domande di qua e si risponde in fase alterna. Ci dite se è rivolta a qualcuno la domanda in particolare, così diciamo. Allora, Clara Condello, la prima a fare una domanda, che è l'elenco della spesa, per favore, no? No, al professore volevo chiedere, c'è una legge in Italia che indica che bisogna mettere le scadenze nelle confezioni, giusto? Ma questa legge ha una, non so come si chiama, comunque diciamo clausola, che dica che deve essere leggibile questa scadenza. Cioè, voglio dire, per esempio, nelle confezioni del tè o della camomilla e anche l'altro così, sono stampigliate, bisogna prendere un binocolo di quelli della Marina per poterli leggere, insomma. Sì, c'era già la legge 109 che imponeva l'obbligo di indicare in etichetta la data di scadenza. Oggi si è rafforzata ancora di più con il decreto legislativo 1169 del 2011, che dice che la data di scadenza deve essere leggibile ed indelebile, soprattutto sulla confezione. Quindi magari a volte in un pacco date ci sono anche dei caratteri da rispettare, dei millimetri oltre i quali non si può andare. Non possono essere inferiori a determinati millimetri, proprio per rendere leggibile. Sono stampigliate sul bianco e non si leggono, cioè bisogna mettere gli occhiali. Vabbè, io non vedo senza occhiali, però a volte non è quando che si veda così a occhio nudo, e anche in alcune medicine succede questa cosa. Sì, perché quando esce il prodotto a fine, diciamo, a fine linea, non è veramente leggibile. Nel frattempo li voti, sto chiamando che c'è pure la referente della Presidente della Commissione Politiche Giovanili, che è ritornata, ma per te è ritornata, non è che è ritornata per me. Sentite te, visto che tu l'altra volta, le replicanti che abbiamo già conosciuto, sì. Allora no, sono tutti applicanti, appena presenta come presidente della commissione, perché per noi è un'istituzione, lo chiamare conduce voi, sì, ok, forza. Benvenuto, spesso trattiamo anche nella nostra trasmissione radiofonica con Simona, ma anche con Oasis. Io però sono del partito di Benvenuto, della parmigiana della Ora possiamo questo partito, ci sarà. Non c'è par condicio, in questo senso non puoi dire. Quindi variamo poco. E purtroppo diciamo che noi prediligiamo i cibi che spesso e volentieri non quelli di Casareggi, vedete, la dieta sette che vengono preparati non è assolutamente certificato da tutti. Una cosa che vorresti chiedere a qualcuno, sono stata abbastanza chiari, quindi vabbè, io anche con Francesco anche e Francesco anche lui che lo ha visto alla fine di Adele, no? Così. Sì, insomma è un'attività, una startup, possiamo dire. Ormai è andata, che funziona molto bene, è una bella realtà.
E al professore Paolino che vorresti chiedere? Si spaventa, è un consiglio al dottore Marino? Sono felice di chiedere un consiglio al dottore Marino. Un consiglio, no, un consiglio che vorresti chiedere, da chiedere. Magari parlare anche ai giovani delle confederazioni. Sì, sicuramente, quello è una cosa che già abbiamo messo in progetto tra le cose da fare. Avete organizzato qualcosa? Però ci stiamo organizzando strutturalmente, però prossimamente partiremo. Briganti, tenga fermo. Buon lavoro alle briganti e alle presenze delle politiche giovanili. Allora, un consigliere di opposizione, io non so cioè, come fa a gestire questo, cioè nel senso come fare in questo periodo che c'è sempre tutta una situazione di ogni stato ogni giorno lì, com'è? Sì, siamo ai materassi, vorresti dire. Sì, no, io sinceramente devo dire che stasera faccio una piccola divagazione. Stasera sì. Mi sono divertito tantissimo. Ma qua ogni domenica ci divertiamo. Io mi sono divertito tantissimo e sono venuto, lo dico a te, sono venuto prima delle rispettive scadenze elettorali, quindi sono venuto proprio all'infuori di ogni coinvolgimento di interessamento personale. E mi sono divertito molto perché stasera ho ascoltato tante volte i politici affermano, parlano, ma stanno poco ad ascoltare. Stasera mi sono veramente dedicato a ognuno di voi e ho sentito e ascoltato cose interessantissime. Di Antonio Paolillo sarei ipocrita se vi dicessi che Antonio Paolillo è stato bravissimo per il semplice motivo che con Antonio Paolillo ho la fortuna di lavorarci quasi ogni giorno rispettivo fianco. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro in commissione politiche sociali in questi anni, siamo riusciti a portare avanti un gran bel progetto, quello relativo alla qualità del servizio mensa all'interno delle mense scolastiche, tema che fino a qualche tempo fa non esisteva nel panorama locale. Penso che è una cosa che riguarda tanti di voi, perché immagino che tra di voi vi sono molti, molti professori e molti insegnanti. E devo fare chiaramente i miei complimenti a Francesco Lagamiola per questa bella iniziativa imprenditoriale che non conoscevo, che scopro oggi, e sono molto interessato soprattutto da questo legame, collegamento internet che c'è attraverso quindi voi e i consumatori, che stimola molto chiaramente l'acquisto e la identificabilità, la riferibilità attraverso cui tanti di noi potrebbero assolutamente far leva a prodotti di qualità, prodotti che rispettano una certa moralità, che oggigiorno, ripeto, su questo concetto non esiste, non c'è, e tanti di noi giovani tendono a non distinguere ciò che è qualitativamente valido da ciò che non lo è, e questo è molto importante anche sotto questo punto. La cultura alimentare contribuisce tantissimo. E poi le considerazioni del dottore e direttore, io dico sempre Eugenio Marino perché io sono cresciuto quasi ricordandolo da piccolo in TV, allora direttore delle emittenti locali di Telereggio, e sul senso chiaramente della competenza, sul senso della responsabilità degli amministratori e su questo importante passaggio che c'è stato al volo pindarico alla fine sulla necessità di allargare il pluralismo dell'informazione. Certo. Lo abbiamo toccato un attimo, però abbiamo detto cose molto importanti. Questa moltiplicazione dei ruoli all'interno chiaramente delle nostre realtà informative locali, su cui tanti di noi dovrebbero riflettere e dovrebbero chiaramente contribuire a migliorare soprattutto la condizione di coloro i quali ogni giorno con un grande sacrificio, con un grande senso di umiltà, tantissimi giovani anche qua cercano di fare il loro dovere per anche cifre davvero 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 esigue. Quindi io veramente sono felice di aver partecipato assieme a tutti voi stasera a questa serata, a questo evento, e che ve ne siano assolutamente altri nel prossimo futuro. Grazie. Allora, c'è una domanda qui, signora, così cerchiamo di... Vorrei sapere se è vero che le mensali alimentari sono torte assaggiate in casa, se bagnate nell'aceto o bollite nell'aceto tengono lontano il botulino. Sì, è vero. È vero, grazie. Altre domande? Avete domande da questa parte? Professore, sì, prego. In piedi potete fare la domanda. Forza. Non è una domanda, ma è un complimento questo che devo fare.
non avrebbe mai detto che la Candiano dopo 5 anni di vincita, generalmente una scuola che l'avrebbe portato a diventare dottore, ingegnere, oggi lo vedo un piccolo, grosso industriale per quanto riguarda la botanica, una materia che abbiamo fatto a scuola e che io adesso mi complimento con te per il tuo avvenire e ti auguro tante cose belle. Grazie per questo. Grazie. Volevo soltanto fare una precisazione sul cibo e anche in cultura. Cioè, qualcuno fare la battuta di dire cultura perché oggi nella nostra società la cultura non esiste. Cultura veramente perché è un principio anche di identificazione delle comunità. Molto di più forse di altri elementi appunto come principi di identità. E poi volevo fare una domanda, non so fino a che punto un semplice consumatore può difendersi dai cosiddetti cibi biologici che poi in realtà non sono tali. Per esempio io acquisto spesso cibi biologici pensando che siano così. Poi scopro magari sempre le TV, delle notizie relative a società che si spacciano per biologiche, ma in realtà non lo sono. Allora, io credo che per rispondere Francesco, però rispondo io perché conosco l'argomento. Per questo e anche altri soprusi, e non faccio pubblicità, ci sono una serie di associazioni a tutela dei consumatori che tra gli altri temi trattano assolutamente questo, perché fondamentalmente si tratta di truffa. Quindi piuttosto che magari andare da un avvocato che è costoso, si rivolge a un centro tutela dei consumatori, ce ne sono diversi anche qui in città e sicuramente risolvono il problema. Sì, no, ma dicevo come prima di acquistare, no? Prima che fa, con leggere l'etichetta, se è falso. Acquisto sapendo che è biologico. Il pittogramma. Ecco, magari poi la casa produttrice dopo viene scoperto che non è. C'è un regolamento che disciplina anche il biologico. Ogni alimento biologico deve avere un'etichetta e il pittogramma verde con la foglia a forma di stelline della comunità europea. Quello è già sinonimo di garanzia che il prodotto è biologico. Poi, come diceva Benvenuto Marra, esistono anche le frodi in commercio dove spacciano un alimento per un altro e purtroppo il consumatore di fronte a questo alimento non può fare nulla. Se non prende un campione, portato in laboratorio, si fa una determinazione dei fitofarmaci presenti, se escono allora si denuncia la casa che ha venduto quel prodotto come biologico, mentre biologico non è. Quindi ogni prodotto biologico deve avere il pittogramma verde con la stellina, con la foglia fatta con le stelline della comunità europea. Professore, io volevo fare una domanda. Certo, ci deve essere un codice che c'è il codice di l'azienda che è certificata con. Io professore ti volevo fare una domanda, pure io intanto professore. Allora, devo dire il nome di una ditta, vabbè, del Lidl, quanto ci si può fidare? Scusa la. Non dovrei fare il nome, però magari poi lo. Beh, lo spot dice conviene sempre, nel senso che conviene da un punto di vista commerciale di prezzo, magari si trovano prodotti a basso costo che non hanno quella qualità che possono avere altri prodotti. Ma se entriamo nel concetto di qualità ci avventuriamo in un mondo da cui difficilmente ne usciamo, perché la qualità per il consumatore è prettamente soggettiva. Qualcuno dice, i formaggi del Lidl, quelli che ci sono al Lidl non ce li ha nessuno, gli affettati non ce li ha nessuno. Dipende dalla casa che li produce. E quindi con che occhio bisogna. Io vedo che hanno un boom questi supermercati pazzeschi. Perché per colpa della crisi purtroppo, sì, anziché prendere, io non voglio fare nomi di grandi. Infatti qualcuno in fondo mi diceva, è della scienza alimentare, delle malattie e via dicendo, perché poi ci fidiamo. Certo, questo purché rispettino i principi igienico-sanitari, però magari il latte con cui viene fatto un formaggio di una determinata azienda non ha le stesse qualità di un latte che proviene da un'altra azienda che richiede ancora. Ci sono queste salate, prego. Secondo me ci dovrebbe
ci passiamo a tirare dal prezzo basso, vai a vedere il prodotto scaduto. Sì. Voi i formaggi, in Filadelfia, voi i tortellini sotto vuoto. Mi è capitato di vedere gente che prendeva questi tortellini, metà prezzo, vendita promozionale, tortellini scaduti, venivano mai più. Vengono addirittura pure le date vengono risistemate. Sì, senza sistemare così. Questa è una prova natura, spostare, posticipare la data di scadenza di un prodotto che è già scaduto, lì si va nel codice penale, si va direttamente in carcere. Però dobbiamo stare attenti anche noi a questo. Noi leggiamo spesso nelle etichette da consumarsi preferibilmente entro, oppure da consumarsi preferibilmente entro e non oltre il. Dipende dal tipo di alimento. Se è un alimento altamente deperibile, prendiamo il latte ad esempio, il latte si sa che a quella data di scadenza può innescare dei processi in cui dei microrganismi sono nocivi al nostro organismo, e questo è da consumarsi entro e non oltre. Da consumarsi preferibilmente vuol dire che il prodotto, anche se è scaduto, può essere consumato, non ha le stesse caratteristiche organolettiche di qualche settimana prima, però può essere consumato tranquillamente. Ad esempio lo yogurt, se scade, se lo si mangia uno o due giorni dopo, non fa male, magari avrà la metà dei batteri lattici che erano presenti. Sì, si va un po' più sull'acidulo, non è quello, però diciamo, e questo che si entra nel campo della lotta agli sprechi. Allora, che domanda è qui? Prego. Io veramente ho un dubbio e una curiosità. Perché mi sono incontrato e scontrato con un tipo di formaggio svizzero, questo formaggio svizzero di qualità, perché chiedo sempre datemi l'originale gentilmente, ecco, e questa è una cosa che diciamo è una forma anche di fissazione la mia, di avere questo formaggio originale. Soltanto che ho visto che in un supermercato questo formaggio lo compra a 16 euro e qualcosa, in un altro invece lo compro a 9 euro. Tutti e due mi assicurano che il formaggio sempre è originale. Della marca, sempre del formaggio. Lo svizzero, io chiedo l'originale. Lo svizzero francese. Allora, un momento, no, sì, quello lo conosco, Eugenio, perché lo so, perché è più burroso, quindi riusciamo a capire questo, perché quello originale è meno burroso. Allora mi meraviglio perché tutti e due, diciamo, le ditte affermano, parlo dei supermercati, che è l'originale. Io veramente non lo so, ci dobbiamo fidare del prezzo, diciamo che quello che costa di più forse è più originale dell'altro, ma in realtà questo ci salvaguarda. Come fidarsi? No? E poi una cosa volevo complimentarmi con il professore Livoti, perché stasera a un certo punto ho detto: che cosa fa il dottore Paolillo insieme al nostro caro giornalista Eugenio Marino? E invece ecco la fame, quello, sì. Capito benissimo, la fame anche riferita alla notizia. Mi complimento con tutti. Grazie. Per rispondere velocemente, sì, signore, ci sono delle politiche dei prezzi che adottano diversi supermercati. Comunque, riconoscere un emmental di qualità noi lo dobbiamo vedere dalle occhiature che ha all'interno. Quindi devono essere non troppo grandi, uniformi, e devono essere non molto distaccate l'una dall'altra, perché quelli sono dei processi, dei batteri butirrici, no? Che creano queste bolle d'aria all'interno. E anche quello è un processo che è molto standardizzato, molto selezionato. Quindi diffidiamo magari di quei formaggi che hanno quelle occhiature abbastanza grandi, che poi ad acquistarlo poi uno non mangia niente, e cercare quelli invece con delle occhiature regolari all'interno. Grazie. Le occhiature sarebbero i buchi. Sì. C'è una domanda per il dottore Paolillo. Posso? Prego. Ce n'è un'altra anche da qua. Sì, oh, sì, sì, per collegarmi alla domanda. Ok, prego. Dopo la domanda prima, ma faccio anche io i complimenti a te per questa serata in cui hai messo insieme degli argomenti che potevano sembrare lontani. Allora, devo ammettere che anch'io mi sono chiesta cosa ci fa Benvenuto Marra a parlare di alimentazione. Però come vedi, Benvenuto mi ha ragione che l'alimentazione, come vedi, è un argomento che incuriosisce sempre tutti. Ma in termini, appunto, oltre all'importanza veramente del confronto, delle alimentazioni in alcuni concetti, e quindi visto che si parla
parla di informazione, vorrei chiedere al dottor Marino, nel tema della crisi della carta stampata, come pensa che invece cosa si può fare per rilanciare il valore della, dell'informazione, che poi per la carta stampata dovrebbe essere anche una delle informazioni più valide, come rilanciarla? No, per dare continuità ad un'informazione seria e valida bisogna essere seri e validi, bisogna impegnarsi, lavorare tantissimo, studiare, applicarsi, guardare i buoni esempi e non i pessimi, perché ce ne sono anche tanti. La carta stampata purtroppo sta vivendo un periodo di grandissima crisi e, ahimè, mio malgrado, sono ancora un romantico convinto, e ho iniziato a scrivere sulla carta stampata, non c'erano radio e televisione ancora, e quindi ho iniziato con proprio la carta stampata. Purtroppo siamo arrivati con i giornali scritti, siamo arrivati alla fine del viaggio. Credo che, e lo dico con amarezza e tristezza, credo che ancora pochissimi anni, un lustro, ma forse due, non di più, diciamo, probabilmente non ci saranno più giornali, anche perché non ci sarà più chi lo comprerà il giornale, perché ancora noi che di una certa età è abituati a comprare il giornale ancora ci siamo, poi non ci saremo più. I giovani, dico voi stessi, tutti quanti probabilmente il giornale lo leggi quando, quante volte, sei mai andato a comprare un giornale? No, perché hai l'iPhone, l'iPad, il computer. Adesso c'è questa comunicazione che vola via con internet, per cui purtroppo è così. Un dato soltanto del giornale con cui ancora collaboro, ancora scrivo, che è il Corriere dello Sport. In 5 anni il Corriere dello Sport ha perduto in copie vendute, ha perduto credo l'80%, non so. Adesso eravamo attestati, sino a un paio di anni fa, eravamo attestati a 120.000 copie quotidiane, quindi tutta la settimana, e quasi il doppio il lunedì, perché c'erano le partite, un po' di anni fa. Adesso siamo attestati su 68, l'ultimo mese, il mese di gennaio, 68.000 copie vendute, quindi in tutta Italia e in alcune grandi città europee, però siamo 68.000. La pubblicità è calata del 45%. Allora, sono circa, e non è, io dico il Corriere perché sono i dati del mio giornale, però la Gazzetta dello Sport è calata la metà, il Corriere della Sera e Repubblica la stessa cosa, ed è un problema che ha davvero avvinghiato tutti i giornali, li ha messi finalmente insieme, ma purtroppo nel tentativo di trovare una strategia capace di non riprendere di slancio, ma cercare di evitare di avere ancora un collasso. Però purtroppo, con amarezza ripeto, purtroppo io ancora qualche anno di vita e il giornale scomparirà. Ma non scomparirà il giornalista, anche se c'è un tentativo di far cancellare, di far annullare, di far scomparire l'ordine dei giornalisti, che potrebbe essere anche un'idea per dare la possibilità a tutti. Però stiamo testando la capacità interpretativa di questa funzione nei giovani di oggi, quelli a cui facevamo riferimento, che hanno blog e cose varie. Non è un modello da seguire sicuramente. Ecco, allora seguiamo i modelli, quelli veri, quelli reali, anche non quelli che continuano a scrivere sul giornale. Ci sono anche quelli televisivi, radiofonici, ma anche dei siti, ci sono alcune agenzie che sono straordinarie e straordinariamente puntuali, precise, ma anche di grande formazione. Ecco, seguiamo quelli, dobbiamo saper scegliere, avere dentro questa vocazione. Per questo mestiere, è un mestieraccio questo qua, però uno appena si avvicina è come l'etera, rimane avvinghiato e non sarà più. Grazie dottor Marino, altra domanda? Io sono un amico di Calantropone, mi sento...
chiedo la una volta il mestieraccio domanda andava col tacchino mi volevo rilanciare quello che aveva detto prima Giuseppe a proposito di queste catene di supermercati cosiddetti economici. A volte si legge che i prodotti che in realtà troviamo in questi scaffali siano prodotti in effetti dalle stesse ditte, dalle stesse aziende, dalle stesse fabbriche alimentari che poi producono i prodotti di marca, che so, il panettone del Lidl, ho letto che sia prodotto dalla Paluani, piuttosto che... Si legge spesso di questa cosa, volevo capire se era vero o no. Sì, è vero, cioè, ormai il cibo è diventato un business, specialmente per le grandi aziende, e come avevo detto prima, le multinazionali riescono a dislocarsi un po' in tutto il territorio mondiale. Ora può capitare che una stessa azienda abbia altre aziende, ad esempio in Italia, in Germania, in Francia, che produca lo stesso identico prodotto, però può concedersi il lusso di poterlo vendere a differenti prezzi nelle varie catene, o addirittura darlo come semilavorato, come materia prima a un'altra azienda che se lo prende e se lo etichetta sotto il suo nome. E c'è un fantasma che si aggira in Europa, in questo, che sono le private label, cioè sono le etichette private. E io posso comprare un alimento da lei e posso etichettarmelo a nome mio. È normale che poi sotto il documento obbligatoriamente da dove viene il prodotto, però lo posso etichettare a nome mio e in quel caso faccio io il mio prezzo, che meglio mi conviene. Però la qualità è uguale a questo punto, cioè è solo una questione di packaging commerciale. È una questione commerciale. Sì, però voglio dire, non togli niente alla qualità, effettivamente è vero, se io mi compro il palettone del Lidl, mi mangio un palettone di Paluani, lo pago la metà. Guardi, no. Dicono così però. Sì, anche no. Ad esempio, sull'esempio del panettone, prendiamo l'esempio. Io faccio un panettone e per farlo uso delle uova fresche, no, dei tuorli uova fresche, è normale comprarle, mentre l'azienda che mi sta accanto usa degli ovoprodotti, possono utilizzare anche le uova in polvere, ci sono adesso, li usano, e il decreto panettone purtroppo ha dato una grande mazzata ai nostri produttori locali artigianali su questo. Ora, quel panettone con l'ovoprodotto è normale che viene venduto a un prezzo più basso rispetto a chi ha comprato le uova vere e ci ha messo dentro tutta l'artigianalità. Però poi si creano dei circuiti tali che questi panettoni a un certo punto si confondono nel grande mercato. Posso comprarli io, li può comprare Benvenuto Mara, li può comprare Eugenio Marino, e poi ognuno fa il suo prezzo. Lì è difficile scoprire la qualità, ma dove sta il trucco? Nel saper leggere l'etichetta, perché oggi l'etichetta dice vita, opere e miracoli di quel prodotto, o almeno dovrebbe. Allora, c'è una domanda che la voleva fare per Filippo prima, sì. Bucca, che è il nostro grafico. No, un minuto che chiede Filippo che deve fare una domanda e poi concludiamo. Poverino, fanno le porte, deve fare una domanda. Forza! Riallacciandosi alla domanda della signora dell'Emmental. Piano. Ad esempio, pasta barilla in offerta, offertissima, si cuoce e si scuoce, si spalda. È un caso, che l'emmental della signora costa meno dell'altro? O c'è qualcosa sotto che non va e viene messo il prodotto in vendita difettoso? Ci può anche essere che sono prodotti vicinissimi alla data di scadenza e allora li vendono sotto costo, abbassano il prezzo proprio per vendere. Semplicemente possibile. Vicino alla scadenza, non difettoso. Ma su una pasta difettosa sì, poi ci sono dei tantissimi difetti nella pastificazione, poi se entriamo nel merito, entriamo nella tecnologia, sarebbe tediante parliamo. Ci possono anche essere dei difetti in una pasta, però il consumatore medio non se ne accorge, tranne per un buon intenditore, diciamo, che la pasta scuoce subito o viceversa, o si spezza o si sfalda in fase di bollitura. Quelli sono difetti per dire che non c'è stato un buon processo di pastificazione, e poi delle volte può capitare, questo non compromette comunque la salubrità del importante del che non faccia male. L'importante è che non faccia male delle offerte. Le offerte bisogna stare attenti a cosa c'è dietro l'offerta. Può essere una pagina. Allora, ci sono due domande qua, Adele, forza, signora Adele. Allora, io volevo fare una domanda precisa. Sì.
sa chi? A tutti loro, perché sono tutti competenti. È meglio mangiare prodotti congelati o surgelati? Dipende, surgelazione e congelazione sono due. Un prodotto surgelato lo possiamo consumare anche a distanza di un anno. Anche a distanza di un anno, no, se noi surgeliamo un prodotto, quello surgelato. Quello cioè, che quelli... facciamo noi il surgelato allora? No, no, i nostri frigoriferi non arrivano alla surgelazione, no, arrivano al congelamento. Più o meno siamo... E che differenza c'è tra surgelare e congelare? Scusami che ora... Allora, noi con la surgelazione riusciamo ad arrivare in breve tempo a temperature che arrivano a meno 18, meno 21, meno 25 gradi centigradi. Il congelamento invece è un processo molto più lento di congelazione, arriva ai meno 10, ai meno 15 massimo, non raggiunge. E la velocità di... E la, uno sta nella velocità di congelare il prodotto e due nelle temperature che si raggiungono. La surgelazione arriva a meno 21, meno 25 gradi, la congelazione invece si attesta intorno ai meno 10 gradi, quindi siamo più prossimi allo zero, più vicini allo zero. Però la surgelazione e la congelazione non uccidono i batteri, cioè praticamente né fermano né bloccano la proliferazione. Ciò che uccide i batteri sono le altre operazioni, la pastorizzazione e la sterilizzazione. Chiarissimo, professore. Anna. Allora, professore, volevo sapere, noi compriamo ormai molta roba preconfezionata con delle scadenze. Quali mantengono meglio, diciamo, la natura proprio del prodotto, il beneficio del prodotto? Il prodotto che va a lunga scadenza, quello che ci vendono a lunga scadenza o a scadenza brevissima? Allora, e poi gliene faccio un altro dopo. Falla ora così. E poi volevo sapere questo. Io senz'altro ammiro questa coltivazione che va di moda a chilometro zero. Però mi domando sempre, il terreno può essere perfetto, non si useranno sostanze chimiche, si metterà organico, naturale, eccetera, eccetera. Ma la contaminazione atmosferica, quella c'è, ci sarà. Noi per fortuna però ormai viviamo in una regione dove... Francesco, il microfono, perché purtroppo non... Giustissima questa osservazione, ma noi abbiamo la sfortuna o fortuna di vivere in una terra dove priva quasi del tutto di industrie e di fabbriche, quindi queste, diciamo, le piogge acide qui da noi diciamo che sono quasi assenti, ecco. Quindi bisogna avere paura dei prodotti che vengono da noi. Allora, sul fattore della conservazione o meno, è tutta una questione di acqua, cioè un alimento più acqua contiene e più va incontro a processi degenerativi, quindi ad attacchi microbici, meno acqua contiene e più riesce a conservarsi. Un esempio classico, un biscotto o il pane si conservano un po' di più, per meglio dire, il biscotto si conserva un po' più del pane perché il biscotto subisce due processi di cottura, no? Infatti, e poi dobbiamo sapere conservare i nostri alimenti, specialmente in casa. Quindi sempre chiuderli con la pellicola o con la carta stagnola, perché questo evitiamo il contatto con l'atmosfera. L'alimento, come noi, come ogni cosa in questo mondo, nasce e muore. In questo frangente sviluppa dei processi degenerativi. Esatto. Invecchiamo noi, invecchia pure l'alimento. Quindi dobbiamo stare attenti a consumarlo prima che invecchi. Prima possibile.